Io non capisco perché mi devo fare il sangue amaro per voi, per voi, per voi che ieri sera non siete riusciti a fare un gol alla Fiorentina. Con 15 occasioni non siamo riusciti a buttarla dentro una sola volta. Lukaku che sliscia la palla a 1 metro dalla porta senza il portiere. Mkhitaryan che si improvvisa Recoba che vuole fare le rovesciate. Porca puttana, passala, passala. Hai fatto lo stesso errore di Aslani a Barcellona. Se tu passavi quella palla, Lukaku, a parte che parlare di Lukaku dopo il gol che ha sbagliato sembra una blasfemia, perché se sbagli un gol da 0 metri davanti alla porta senza il portiere, non posso pretendere che tu riesca a fare un gol con passaggio dentro l'area, quindi cosa sto andando a pensare anche io. Ma tralasciando questo, l'Inter, dopo la decima sconfitta in campionato, va e mette in pericolo la sua posizione nelle 4 di Champions. Quindi, in generale, squadra, svegliatevi, svegliatevi, perché abbiamo. La settimana prossima abbiamo la Juve in Coppa Italia e sinceramente io ho intenzione di andare avanti in Coppa Italia, perché tanto il campionato abbiamo visto che non ve ne frega un cazzo. Adesso dobbiamo andare contro la Juve, contro il Benfica tra 2 settimane. Quindi Inzaghi e squadra, vedete di svegliarvi, perché sennò Inzaghi vola fuori dalla finestra, perché dopo 10 sconfitte neanche il De Boer è durato 10 sconfitte. Neanche gli allenatori peggiori della storia dell'Inter sono durati più di 10 sconfitte. Sono stati esonerati prima di 10 sconfitte. Inzaghi è qua solo perché non c'è un sostituto in questo momento. E sinceramente, se volete parlare di sostituti, di possibile ritorno di Conte, ne parleremo in un video a parte. Oggi siamo qua per provare a dare dei voti a quegli stronzi che ieri non sono riusciti neanche a fare un gol alla Fiorentina. Iniziamo subito. Onana, 6 e mezzo. Non rompetemi il cazzo sul fatto di Onana. Poteva fare di più sul gol. No, non poteva fare di più. Ci ha messo la mano, ha provato a spingerla via. Buonaventura era nel posto giusto, al momento giusto. Bastoni che non prova neanche a marcare Buonaventura, che era completamente solo in aria, la colpisce di testa. Non è colpa di Onana se Buonaventura era lì in quel momento. E se Bastoni al posto di marcare sta a vedere le farfalle. Questa è una cosa che da un Bastoni non mi aspetto. Bastoni, da questa cosa, da te non mi aspetto. Tralasciando il fatto che comunque Onana ha fatto anche diverse parate importanti durante la partita, la prima su Castrovilli al 13° minuto, dove la palla Onana la para, poi schizza in alto, un altro giocatore della Fiorentina la stava per prendere, Onana la spinge via col pugno e poi Gosens la mette in calcio d'angolo di testa. Poi anche l'azione di Saponara, dove Ikoné la liscia di piede, cioè, tralasciando il fatto che comunque anche noi ci siamo mangiati una marea di gol, ma anche la Fiorentina si è mangiata una marea di gol, cioè, la Fiorentina poteva vincere 4-5-0 se metteva dentro tutte quelle palle gol, cioè, avremmo perso anche 2-3-0 se la Fiorentina metteva dentro tutti i gol. Noi invece, che siamo degli stronzi, ci crediamo i migliori, siamo la copia del nostro allenatore. Facciamo tanto, creiamo tanto e finalizziamo un cazzo, finalizziamo. Mamma mia, andiamo avanti, va che è meglio. Acerbi, 6. Non lo ritengo responsabile perché all'incirca nella partita ha sempre fatto abbastanza bene le chiusure difensive, poi dava sempre le indicazioni, il nostro vigile urbano che dà le indicazioni agli altri, è un po' il regista della difesa, diciamo, possiamo dire, Acerbi. E non ha fatto grandi errori Acerbi, anzi, contro Cabral è sempre stato abbastanza bravo e attento, non ha avuto gravi difficoltà. Per il resto poi ha fatto anche una partita abbastanza buona, però comunque non posso dargli più di 6 perché comunque la partita in generale della squadra non è stata all'altezza. Poi, Bastoni, 5. Ti do 5 perché Bastoni ti ritengo responsabile sul gol, perché tu dovevi marcare quello lì, non lo posso mica marcare io, non lo può marcare io, non lo può marcare mio cugino, non può marcarlo il pizzaiolo sotto casa. Devi marcarlo tu in quel momento, devi marcarlo tu. È in area di rigore, i giocatori vengono marcati a uomo.
Bastoni. Questa è una cosa che ti avranno insegnato anche ai pulcini. Nei calci da angolo si marca sempre a uomo. Tu, Bastoni, sul gol di Buonaventura stavi a guardare le farfalle. Ti do 5, non ti do di meno perché so che hai le qualità di fare bene, hai uno spirito veramente forte, il 90% delle partite le fai bene, ma quel gol è di tua colpa. La colpa è tua, mi spiace Bastoni, però la colpa è tua su quel gol. Andiamo avanti. Darmian, 6, anche lui fa una partita abbastanza buona, non fa errori perché da Darmian vedere errori è veramente difficile. Darmian ci mette sempre la grinta, la qualità e ha sempre quella marcia in più che ha rispetto a molti altri giocatori e sinceramente comunque il 6 se lo merita tutto, la sufficienza se la merita tutta, non fa grandi errori quindi va bene. De Vrij entra in partita in corso nel secondo tempo e sinceramente non fa grossi errori, anzi, va molte volte in percussione, va nella metà campo. De Vrij lo vedevo più nella metà campo della Fiorentina che nella nostra, quasi. E comunque, sinceramente, anche De Vrij non ha fatto grandi errori, quindi anche lui si merita il 6, però non più il 6, ovviamente. Poi passiamo a un altro della fascia, Bellanova. Bellanova 6, perché Bellanova mi sfiora il gol da 0 metri, praticamente non so come abbia fatto Terracciano a prendere quella palla, però porca miseria Bellanova, mi è andato tanto così vicino al gol e comunque da quando è entrato ci ho sempre messo la velocità, la grinta, anche un po' di tecnica, perché comunque ha anche giocato bene Bellanova oggi ed è quello che voglio vedere. Io mi sono rotto il cazzo di non vedere i giovani usati. Noi abbiamo due giocatori come Aslani e Bellanova che possono crescere e abbiamo visto che entrambi hanno delle qualità che sono ancora un po' acerbe perché sono giovani, ma hanno delle qualità. Se porca puttana non li metti mai in campo, come pretendi che loro possano crescere? Come pretendi che loro possano giocare grandi partite senza essere mai schierati in campo? Questa è una cosa che di Inzaghi mi fa incazzare quasi più di tutte, perché anche alla Lazio si era visto quando allenava la Lazio che i giovani Inzaghi li metteva una volta ogni morte di papa, lo sta facendo anche oggi con l'Inter ed è una cosa che non va bene perché i giovani devono essere lasciati liberi di giocare. E oggi, che comunque mancava Çalhanoğlu, mancava il regista centrale anche Çalhanoğlu, potevi far giocare Aslani magari, potevi farlo entrare da prima, potevi farlo entrare magari un po' prima nel secondo tempo o anche partire titolare, perché se non partiva bene, se sbagliava troppo, Aslani lo cambiavi nel secondo tempo, ma almeno gli davi un'opportunità. Andiamo avanti che è meglio. Passiamo a Dumfries. Io non posso dargli non posso dargli la sufficienza perché anche lui dopo il gol è sparito. Cioè, dopo il gol è sparito Dumfries. Cioè, io non l'ho. Dopo il gol non l'ho più visto. Cioè, è completamente scomparso. Non è. Chiamate a chi l'ha visto perché Dumfries dopo il gol io non l'ho più visto. Probabilmente è scomparso. Non so dove sia finito. Gli posso dare un più per quello che ha fatto nel primo tempo, perché nel primo tempo Dumfries mi è piaciuto abbastanza, ha fatto tante occasioni, ha messo dentro tanti palloni orizzontali, cosa che da Dumfries è molto difficile da vedere, perché comunque Dumfries, purtroppo, non mi volere male Dumfries, però 3 volte su 4 il pallone va fuori da San Siro, adesso. Stranamente nella partita di ieri si è riuscito a mettere dentro diversi palloni che erano anche buoni. Solo che se al posto di Lukaku abbiamo mio zio che non riesce neanche a stoppare un pallone in corsa, siamo veramente messi male. Andiamo avanti, centrocampo. Barella, 6 meno. Mi prende quel cazzo di incrocio dei pali. Nel secondo tempo, dopo che abbiamo preso il gol, sfioriamo il gol con Barella. E per il resto, no, dai, do un 6 a Speedy. Perché comunque, per il resto della partita, Speedy ci mette sempre la sua qualità, la sua proposizione in avanti, la sua velocità e qualità nei passaggi. E comunque, non è responsabile, però, da Barella mi aspetto di più. Quindi, no, 6.
gli do un 6 meno perché da Varella mi aspetto che faccia più la differenza. Mi prendi l'incrocio, ma non mi basta. Alla fine non mi basta. Cioè, a parte quello, non hai fatto tanto, Spiri. Mi dispiace. Aslani, anche lui entra. Gli do anche lui un 6 meno perché non è che faccia tanto. Purtroppo, nessuno ieri è riuscito a fare tanto. Però Aslani, secondo me, o doveva partire titolare. O lo dovevi mettere dentro da subito, cioè dall'inizio del secondo tempo, perché sta cosa che non fa giocare i giovani è una cosa che mi dà troppo sui nervi. E spero che si svegli questa cosa, perché se continuiamo così rischiamo veramente di compromettere l'intera stagione, che è già compromessa di per sé, perché 10 sconfitte in campionato sono una cosa che sono inammissibile. Brozovic, anche lui 6 meno. Da Marcelo, anche lui poco da Marcelo. Sì, è vero, fa qualcosa, però non fa nulla di straordinario. 6 meno anche lui, non ci sono tante cose da dire. Mkhitaryan, 5 e mezzo. Miki, il 5 e mezzo, io ti avrei dato anche 6 più, ti avrei dato 6 più, perché quella sgasata mi sembravi Ronaldo. Sei partito mimip. Cioè, sei partito tipo lo struzzo di Willy Coyote, sembravi Speedy Gonzales, che si è bruciato, due giocatori sono rimasti a Firenze, mentre Mkhitaryan è partito come una saetta, è arrivato in fondo al campo, e cosa fa? Al posto di passare a Lukaku, che però vabbè, tralasciando il fatto Lukaku, al posto di passarla, ci prova, la tira contro Cerracciano, prova a fare la rovesciata come si chiama? Alla Recoba e la tira fuori dalla rete. È un'occasione mangiata. E le occasioni mangiate, ragazzi, ieri ne ho viste talmente tante che mi sembrava una partita di Serie C. Non esiste che una squadra come l'Inter si mangi tutte quelle occasioni e non riesca a mettere dentro la palla. Questa è una cosa che è inammissibile, inammissibile. Andiamo avanti. Gosens, 4,5. Un fantasma. Cioè, io non l'ho visto in campo io Gosens ieri. Cioè, qualcuno l'ha visto, cioè io non l'ho neanche visto in campo. Cioè, non ha fatto qualcosa Gosens. A parte buttare fuori la palla di testa nel primo tempo sulla occasione di Castrovilli, cos'è che ha fatto Gosens in più? Niente. Niente. Andiamo avanti. Correa, 5, gli do 5 solo perché nel primo tempo ha fatto decentemente. Il primo tempo di Correa era decente, non sufficiente, che è un'altra cosa. Decente vuol dire che non ha fatto stronzate grosse. Correa ha anche giocato decentemente nel primo tempo, ma nel secondo tempo è sparito anche lui. È andato anche lui a chi l'ha visto ed è sparito anche lui. 5, cioè. Ma cosa mi aspetto da Correa? Che possa fare la differenza? No! Mi aspetto che altri giocatori facciano la differenza, non Correa. Andiamo avanti, Dzeko, 6 meno. Gli devo dare un 6 meno al Cigno, anche perché comunque, è il fatto che io gli do 6 e non gli do di meno, perché comunque Dzeko, quando entra, nessuno può negare il fatto che ci metta la voglia. Nessuno può negare il fatto che Dzeko, in ogni partita in cui gioca, ci mette la voglia e ci mette la grinta. Spesso ovviamente non riesce a fare tanto perché comunque c'ha una certa età, ma comunque Dzeko quando entra ci mette sempre la voglia. Ha fatto quasi un assist per non mi ricordo perché, però per qualcuno a fine partita che stava per fare gol, forse per Bellanova, però non mi ricordo bene. Poi anche l'occasione in cui era in fuorigioco, dove praticamente ha messo Lukaku davanti alla porta, dove la palla non entra, ma era comunque fuorigioco, quindi non mi serve a niente, però comunque è meglio di molti altri. Lautaro, 5,5. Purtroppo non posso dare di più al Toro, perché comunque non ha fatto, cioè non ha fatto praticamente niente. Ci ha provato, questo è innegabile che ci ha provato, perché comunque non è un'insufficienza grave, è un 5,5 che è comunque meglio di molti altri voti che ho dato oggi, però da Lautaro mi aspetto qualcosina di più. Forse io l'avrei messo in campo da titolare, anche se tornava dalla nazionale,
ma comunque l'avrei fatto partire titolare, non era un problema se era tornato da poco per la nazionale. Poi ho anche saputo che poi ha lasciato lo stadio prima, quindi ci sono stati anche dei problemi. Questa situazione dell'Inter sta mettendo i giocatori in difficoltà e sta mettendo anche pressione ai giocatori, così tanto che addirittura i giocatori se ne vanno dopo la partita. È una cosa che è veramente scandalosa. E passiamo al peggiore in campo, Lukaku, 4. 4 dovrei darti anche 3, anzi te lo do 3 perché sono 3 i gol che hai fatto con il Belgio e sono 3 o anche di più le occasioni che hai mangiato ieri sera. Lukaku, sei scandaloso. Ti abbiamo pagato in prestito perché Lukaku non è neanche nostro. Abbiamo dato 10 milioni al Chelsea così, pum, proprio 10 milioni regalati al Chelsea. In più abbiamo dovuto pagarti pure il prestito. Quindi Lukaku non è neanche nostro, quindi a giugno tornerà a Londra e forse, secondo me, è anche meglio perché un Lukaku così, piuttosto che tenerlo, lo regalo. Perché un Lukaku così è inguardabile, sei inguardabile. Fai una tripletta con il Belgio che serve a un cazzo, che serve a un cazzo. Che serve a un cazzo perché la tripletta non mi serve a niente. A me serve che tu segni contro la Fiorentina. E se tu mi mangi un gol da 0 metri senza Terracciano in porta che si era andato a prendere un caffè, eri da solo davanti alla porta. Che se tu dai un tocchetto con la gamba destra la metti dentro, io non lo accetto. Da un giocatore come te non me lo accetto, non lo accetto, non lo accetto, non lo accetto. Le sponde che hai fatto per tutta la partita servono a un cazzo, servono a un cazzo. Tu devi mettere dentro quel gol, perché se metti dentro quel gol la partita cambia, cazzo. Cambia, porca puttana. Vaffanculo. Passiamo all'ultimo in campo, Inzaghi, 5. È insufficiente anche lui, ma io sono molto più incazzato con i giocatori. Inzaghi ha colpe, sì, ne ha tantissime perché 10 sconfitte in campionato sono inaccettabili, ma io sono molto più incazzato con i giocatori, perché se tu in un'occasione hai, se tu in una partita hai 15 occasioni e non ne metti dentro neanche una, sei limitato mentalmente. Inzaghi, svegliati, dai una svegliata a quei giocatori, perché se contro la Juve facciamo un'altra figuraccia, Inzaghi, tu con me hai finito. Hai finito, oggi hai finito tutti i bonus. Il bonus che eri andato ai quarti è finito, perché un giocatore, un allenatore che fa 10 sconfitte in campionato non ha più alibi, non hai alibi, non hai alibi, non puoi lamentarti con gli arbitri se perdi 10 partite di fila, non puoi. Mi va pure, ma vaffanculo, va. Vaffanculo.